Alexa, mettimi una sveglia tra 35 minuti. Per cosa? Per ricordarti che sei bellissima. Totta, smettila di dire bugie. Sai anche tu che è una balla. Ehi, Sbur, dove sei? Sono dove ci sono gli alberi. Non so bene perché, non mi ricordo cosa stessi facendo. Dove ci sono gli alberi? Quali alberi? Quando sei qui con me, questa stanza non ha pareti. Ma alberi. Dove sei, Sbur? Te l'ho appena detto. Ma gli alberi non è un aiuto. Gli alberi. Io sto dove stanno molti alberi, ma non ti vedo. Torno a casa. Ah, non eri a casa? È di fianco, dove c'era la mia ex torre di Babele, quella che è esplosa 85 anni fa. Oh, ti vedo, Burt. Yeah. Allora, oggi abbiamo un compito, c'è stata mossa una critica. Qual è la critica? La Sentiamo. critica è che non andiamo più in esplorazione come prima. Vaffanculo! Ma se 2 episodi fa, porca puttana, siamo andati dall'altra parte del cazzo di mondo per farci cancellare tutto da Brae. Porca troia. No, lo so, però si sono lamentati quelli di YouTube che sono tipo 10 episodi indietro, quindi gli devi dare il tempo. Ah, vabbè. Abbiamo 10 minuti prima del nucleare, Bertrand. Prendi un piccone. Vado a scavare, vado a scavare, vado a scavare. Attendimi in miniera. Ah, raga, io so dove sono i diamanti in miniera. Non valgono quelli, immagino. Perché no, scusa? Mi fai un piccone anche a me? Mi fai una grandissima sega? Scusa, sono un gran maleducato, mi dispiace, non volevo. Ma se trovi il diamante entro un minuto, fai la tentipocalypse? O se non lo trovo, fai la tentipocalypse? Quando sei 7, 8, 9. Vieni qua, Totta, dove sei? Giù. Sei andata nella miniera solita? Ok. E la chat può bloccar VPS, dovete trovarli da tutt'altra parte, non vale sapere dove sono già. Ma non ho capito se li devo trovare o no! Cioè, esplodo se li trovo o se non li trovo, non sto capendo! Non sto capendo, Sburtro! No, secondo me se non li troviamo esplodiamo. E la chat può bloccarci? In che senso ci può bloccare? Sto comprendendo la mia vita. Piangere, vabbè, Berta, dove sei? Dove stai andando? Andiamo Sto da due andando parti giù diverse. nel posto dove ci sono tutte le cose. Grazie, Piedichetti, per la sabina. Ande Piedichetti, è nato mio figlio, lo chiamerò Sbo. Vabbè, posto così. L'importante è. Ok. Dove stai andando? Da che direzione sei andata? In fondo. In basso sempre? Sì, Allora, l'importante è essere un livello superiore a questi diamantini qui, così se fa la tentipocalypse almeno non mi toglie i diamantini che ci sono. Porca puttana, quanti diamantini che ci sono. Tu vai in quella direzione, io vado nella direzione opposta allora. Oh, mi raccomando, non stare sul mezzo blocco sotto come stai ora, Bertra. No, stavo salendo, stavo facendo la scalinata. Ok. Vieni nella mia direzione, che è più lontano. Io vado dall'altra. Ma tu per caso hai una torcia che mi puoi dare? Ne ho una sola e no, non te la posso dare. Ho trovato dei diamanti, vieni qua. Easy, clapperoni. Trovato un diamante, trovato un diamante, trovato un diamante. Due. Molto valido. Dei lapis, da redstone, volevo dire. Tipico momento Bertra, comunque. Oh, bro! Ui. Bene, avete 20 minuti ora. E cazzo è diventata la live dove dobbiamo trovare i diamanti a spam? È una challenge matta pazza. No, però io devo incarmi qua una torcia. Ma sì, rubala, infatti. Non ho capito, Ishigami, cos'è questa cosa oggi? Cos'è questo bullismo nei nostri confronti? Questo abuso edilizio. In realtà vuole solo farci fare un botto di diamanti ed è incazzatissimo. Scavo solo il diamante. Vai nel Nether, vai nel Land, cerca del diamante. Sgamati. Easy. Sgamatissimi. Vabbè, siamo pure a livello di diamanti comunque, quindi siamo oggettivamente dei clapperoni. Senti, Brae, porca puttana, puoi non saltarmi sopra dove sto scavando e poi mori ed è colpa mia. Bene, ora faccio buco. Cosa? No, li abbiamo trovati. Sono abbastanza sicura di averli trovati in meno di 20 minuti, mi dispiace. Smurfata, sì, oggettivamente a sto giro è stata smurfata sta challenge. Siamo troppo forti, troppo bravi, troppo belli. Possediamo un poderoso prepuzio. Mi hai fatto cagare nei pantaloni, ma in una maniera fra. Mai cagata così tanta nei pantaloni nella mia vita. Madonna santa, il mio cuore. Che porca troia di sofferenza questa vita. Ho percepito un brivido lungo tutto il mio corpo, devo ammetterlo. È stato suffering. Oh, ma sono mezzo cuore io. Porca vacca. Solo scoppio ritardato. Che paura comunque. Questa è l'Italia, mangio pizza, guido l'auto, vedo tipe, tifo il calcio, mangio pizza, guido l'auto e niente tifo, tifo con l'auto. L'Italia, auto, pizza e pallone, questa è l'Italia. È l'Italia, Italia, Italia, questa è l'Italia, Italia, Italia. Grazie mille, Brae, del numeroso contributo agroalimentare. Volevo solo fare terrore psicologico, ha funzionato. Ok, Ishigami, ok, personale, me ne ricorderò. Io sono stata così terrorizzata a livello psicologico che ho fatto una cesta sottoterra e ci ho messo i diamanti. Ora li posso riprendere e tornare su. Beh, effettivamente, mo non abbiamo più necessità di trovare. Tururururu. Tururururu.
Dammi tutto quello che hai. Dammi tre parole. Gna, 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 gna. Ok, allora, Berta, dobbiamo andare all'esplorazione e fare qualcosa di mazzo. Oltre che slap the ass. Scusami. Perché schiaffeggi su Ini? Ti vedo che non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Ti ho visto. Falso. No, no. Mi dispiace. No, è falso. È corretto. È falso. Vado nella cesta a lasciare i diamanti nuovi. I nostri nuovissimi e freschissimi 6 diamanti. Ma lo sai che io avrei un po' voglia di costruire qualcosa di nuovo? Ma sai che io no, perché vaffanculo. Cioè, oggettivamente. Totta? Hai messo via i nostri diamanti? Sì. Io sai cosa farò? La caccona. No, la pixel art di un panda. Perché abbiamo un sacco di lana. Quindi il tuo basico ragionamento è: no vabbè, troppo noi, farò la pixel art di un panda. Senti, tu non vuoi costruire, allora costruisco da solo e faccio la pixel art di un panda. In onore di Bri che sta carriando questa serie. Sì, Saturn, praticamente se doni 650.000 euro puoi entrare nel server. Ma come si fa il white wool? Cioè, dove sta il colorante nero? Sai che non ho idea. Col carbone? No. Allora non ho quale idea e non voglio sapere. Vabbè, userò la Blackstone. Ah, con Link si fa il nero, gli squib. Con Link pensavo a quello di Zelda. Ah, ahia, ah. Vabbè, mi faceva così il rido, porca troia. Sai cos'è che fa ridere? Il mio amore per te. Quindi non dovevamo andare in esplorazione della Svizzera? No, mi dispiace, ora faccio la pixel art del panda. Porca troia. Oh, non ho già sbagliato uno. Ma ti sei cercata tipo il tutorial su internet su come farlo? No. Stai andando a occhio? Sì. Che dire, bello il tuo panda. Non male. Carino, dai. Andiamo all'esplorazione. Ma no, ma Totta, non volevi costruire... No, ma non capisco, ma... Mi sembravi... Esploriamo. Ma mi sembravi così convinta. Io vado ad esplorare. Ma sicura? Guarda che io, cioè, ti aiuto a costruirlo. No, ma alla fine ci sta. Il content lo dobbiamo fare insieme. Esploriamo. Che facciamo? Dovevo andare a esplorare. Ma l'end l'abbiamo trovato? No, Totta, che non l'abbiamo cazzo trovato. E l'end. Cosa manca per trovarlo? Totta, vuoi davvero farmi piangere ora? Perché? Cosa manca? Tutto. Eh sì, perché l'altra volta ero quasi arrivato, porca puttana, con tutto il necessario. Porca troia, hanno fatto un massacro. Allora, andiamo nel Nether e prendiamo le perle. Nella foresta degli Endemon. Totta, non voglio più andare nel Nether. Io non voglio più, non ho più interesse ad andare nel... Ok, allora scegliete cosa cazzo facciamo in questo episodio, vaffanculo. Mi sparo in bocca, ok? No. Perché no? Scegli cosa fare. Vabbè, andiamo a prendere queste cose. Se Bri evita di farci giga esplodere. Bri ha tutto il diritto di farci esplodere. Sì, è vero, però... E allora stai zitto. Madonna Totta, ti metto le orecchie nel naso. Pensavo mi stessi per dire la lingua in bocca, sinceramente. Mi ha un po' deluso questa cosa. Totta. Cosa? Vieni subito su. Vieni qua, vieni. Questo è tuo. Grazie. Non abbiamo neanche l'oro. Ah no, ma in realtà abbiamo un botto di roba, che cazzo dico. Che roba abbiamo? 6 occhi del... E quindi ci servono le blaze rod. No, abbiamo proprio gli occhi dell'ender. Dell'Eye of Ender. E quindi possiamo andare direttamente nel posto dove eravamo arrivati l'altra volta, che era molto lontano. Ok, scusa, mi devo ancora riprendere, sono sinceramente distrutta. Guarda, Bri, io non sono lucido per un cazzo, io non vivo con sto caldo. Io oggi sono stato fuori casa. Ogni secondo che ho passato fuori casa l'ho passato sudando tutta l'acqua che avevo in corpo. Non posso vivere, non riesco. È impossibile, a Milano ci sono tipo 40 gradi percepiti di afa. Totta, io ti ho visto, che cazzo stai facendo? Che ci servono per altro? Per tenerli lì, che ci osservano. Vuoi un iron pickaxe? Ne ho fatto uno in più. No, ne ho fatto dietro. Le olio. Ok. Non ti preoccupare, bella pupottona. Non ti lascio sola. Bella fregnaccia. Dove sei? Ah, sì. Prendi tanta pappa. 37 bistecchine. Ah, cazzo, ma tu c'hai i piedini d'ovo. Qua ci sono 2 pezzi d'oro e di là altri. Dove altri? Nella cesta iniziale ci sono 3 pezzi d'oro. Qua 2, 5. Posso farmi le scurpie? Ne servono 4 per le scru. Dov'è la cesta iniziale, scusa? Amore mio. Se hai questa qua, non c'è dell'oro. Ah, qua. Era displaced. Ok, vado a farmi le scuro. Sia mai che Bertra guarda nella cesta a fianco, eh. No, lo sai che... Non esiste, lo sai che... non esiste. Allora, tu non mi puoi scassare il cazzo con l'ordine e l'ordine e poi metti le cose a caso. Ma scusa, quando mai ti ho rotto il cazzo con l'ordine in questa serie? Una volta ci ho provato per il mio fottuto organizzatore di cose. Era molto bello quel magazzino però, Totta, lo sai? Se solo avessimo fatto le porca puttana di ceste tutte sott'acqua in un... a livello più in alto. Lo farò. Cos'è che farai? Il magazzino. No, noi non rifaremo un magazzino, Totta. Io lo rifarò perché farò una bella live uncut. No, io sai cosa voglio fare? Faccio un Twitch spawn però con solo cose positive e faccio l'happy agosto. E puoi donare ma non succede niente di negativo. Ricevo uno stack di diamanti. Ah già,
È sempre qua? Sì, sì, l'avevo rifatto. Sì, con... io me l'ero dimenticata comunque questa cosa. Ciao zombie, perché sei qua? Ciao vecchio portale, letteralmente un fottuto blocco più in là. Che ti ricordi quanto ci abbiamo messo a fare la cazzo di autostrada verso Napoli? Sì, almeno un giorno. Almeno. Perché shifty? Dove sei, Bert? Sto arrivando molto lentamente. Anche tu? Vabbè dai, ma che va piano, va sano e va lontano. D'altronde non serve andare veloci. Ciao Totto, com'è la giornata? Ciao Sbursburg. Stiamo divertendo? Noi. Noi amo. Quindi... È una bella giornata, dai, in entrata. È tipo un gioco di Russian Roulette. Puoi correre, non sai quando succede. Oh, grazie, Brue. È stato veramente un bel momento, Brue. Che goduria! Che goduria! Di così poco, raga, di così poco. Porca puttana. Bellissimo, un bellissimo momento, signori. Questo è stato un poderoso godone. Grazie, Brae. Veramente, veramente bello. Stop. Proprio nel chilling. Sono proprio in una situazione di felicità. Bertra, se vuoi lanciati direttamente qua, che io già sto scavando. Ah, ok. Togliti al cazzo, perché ti devi buttare ora? Lanciati direttamente qua, che io già sto scavando. Oh, c'è un gas che mi spara. Totto, c'è un thank you daddy che mi spara. Ma porca Eva. Corri. Dove corro? Verso il tunnel. Totta, io non posso più scendere. Mi hai tolto l'unico modo per scendere che avevo. Cosa ti ho tolto? La colonna. Hai la pozione, usala. No. Allora vai due blocchi più là e riprenditi il tuo coso e scavatelo. Farò un'altra cosa. Mi hai tolto l'unica cosa. Era letteralmente io scavavo e tu ti lanciavi. Il patto. Bertra, perché stai tryhardando così tanto? Dai, gioco. Dai. Gesù, Dio, stavo per fare l'intata della vita. Che stai per fare? Stavo per assolutamente giga morire. Posso dire che però ne è valsa la pena, per la gloria. Porca di una troia. Gatto, non mi limonare ora. Sì, sei tenero, sei bellissimo. Ti amo un botto, però non mi limonare così. Ma una volta usciti per l'altra parte, da che direzione ce lo siamo segnati? Ma certo che no, sì. Eravamo convinti di arrivare e basta. Avevate lo screen sicuramente. Percentuale, updata, percentuale. Io ho questo del 28 giugno. Può essere questa? 466? Comunque mi sa che per il resto della live avrò questa presenza inquietante. Perché immagino tu non abbia nessun tipo di possibilità di dirgli di andarsene. Non voglio, è carino. Ho trovato uno screen di io nella neve. Nel momento in cui Brae ha fatto un pillar, ho fatto lo screen. Allora, lo screen è del 21 giugno. Non so se le date riconcidono. Sì, abbastanza. E lo screen era X4660 Z-1323. Quindi potrebbe essere questa la direzione. Quindi è... mi sto perdendo. Torna dove eri prima. Ah no, vedo la tua tagghetta. Tagghetta. Anch'io vedo tagghetta. La tua tagghetta. Ciao. Ciao. Vieni di qui. Ma di qui? Ah, di lì. Bello distantino. Vabbè, andiamo lì e lanciamo la Ender Purlus. Però così la X sta diminuendo, dovrebbe essere di più, no? La X sta diminuendo con una lentezza assurda. Avrei probabilmente virato di poco dove guardi con il mouse. Allora, dobbiamo andare. Meno... mancano 1000 blocchi. Palle. Sì, sarà divertente. Poderosi palloni. Tu stai tirando dritta in quella direzione? Yes. Sperando che quello screen sia giusto comunque. Sennò arrivati lì ci mettiamo a piangere. Cosa c'ho? Stanchezza? No, ma ha preso... Oh, sì, c'ho lentezza. Che palle. Vedo Totto. Non mi dare di nuovo snowness. Snowness? Inevitabile. Posso chiederti solo perché hai lo scudo nella prima mano e la torcia nella seconda? Perché così se mi killano posso usare la giampetti e continuare a visionare il mondo. C'è un villaggio? È quello dove siamo stati? Mettiamo lo Sletos. Così se moriamo siamo qua, a 6 milioni di chilometri dal nostro spawn vero. It's time to fucking run, my friend. Non è esploso un cropper. È esploso un cropper. Bertra. Oddio, per fortuna. Che culo, Bertra. Che gigantesche chiappone, madonna santa. Non posso dire di no. E non aveva nemmeno la superetti, è vero? No, era proprio fall to my death. Oh sì, credo che sia davvero di qua. Sì, sì, era proprio quella giga montagnona là. Grazie, Brue. Madonna, Brian, si sta preparando per agosto, Brian. No, vabbè, richiamerò la Vanilletti Positivetti quando tu non ci sarai. Siero Positivetti? Sì. Solo cose buonette. Oh, ciao, Totta. Vogliamo superarle? O ne vuoi lanciare una ora? Dai, ne lancio una per il gusto di... Vai.
Dove cazzo è andata? Là. Ma porca troia. Vabbè, andiamo. Si è spezzata? La capra! Che ridere, non ho mai visto la capra su Minecraft. Tutta procede a continuare a farsi malissimo saltando. Non possono uscire tutte bene. Tutte con il buco. Mi fa troppo ridere questa traccia di sabbia che lasci. Siamo entrati in una nuvola. Oh! C'è lì i pillager. Andiamo a compiere un funny ride. No. Come no? Vuoi? Più che altro temo che sia la direzione in cui dobbiamo andare, sai. Sei cascata di sotto, vero? Sì. Giusto. Totta, secondo me stiamo andando in una direzione errata. No, lo so, volevo solo vedere cosa c'era qua. Un muro piattissimo. Ciao a te, dove sei? Torno, mi sono solo lanciata nel bucussi. Ti ha lanciato le palle della neve. Spero tu sia felice ora. Sempre felice, amore. No, la sabbia che cade. No. Tutto aiuto. Tutto, non riesco a uscire. Tutto, per favore. Ah, stavo iniziando a congelare. Porca troia di nuovo. Godo anche tu. Perché dovresti godere di questa cosa? Non lo so. Stai bene? Sì. Cioè, c'è un piccolo percorso di sabbia ora che puoi seguire per uscire. Che ridere, ho trovato una giga cavernussi random, pesantemente. Bella zio. Però sono scemo, eh. Ok, usciamo dalla sabbia, ti prego, che lo odio. Porca troia! Oh no, i pillager, io sto affondando. Dove cazzo sei andata? Sei davanti ai pillager? Oh, sta affondando anche il villager. Visp. No! Sì, ma riesce a picchiarmi attraverso la cosa. Ma non è giusto, come fai, fra? Oh! Ma è sbroccato, porca troia. Oh! A canna, frate. Brae, paura, eh. Fermo, Bertra, non scendere. Perché? Usiamo questa cosa. Beviti la pozione e saltiamo verso la direzione della perla.